Adesso è libera di testa, le gambe vanno e c'è un cambiamento. Quando c'hai fiducia, autostima, tutto diviene più facile. Quello che non ci riusciva all'inizio. Una squadra completa, abbiamo visto, insomma, si è lasciato in panchina un giocatore importante come Vucinic, proprio perché è stata fatta una grande rosa, un grande organico. Ma sono contento che mi dite questo, perché fino a un mese fa era tutto da buttare. Invece noi abbiamo sempre creduto in questi ragazzi. Avevamo gente fuori come Pizarro, Juan, Taddei, Vucinic, Brighi, Perrotta, ossia tanta roba. Adesso ci manca solo Adriano. Ecco, frate, a parte Adriano, comunque Simplicio, Greco, lo stesso Battista che si è procurato rigore. Certo, è quello che le stavo dicendo, nel senso siamo tanti e deve essere bravo il mister a gestirlo. Campionato particolare, ancora aperto a qualsiasi soluzione. Per quello che riguarda Simone Perrotta, lo so che lei non ama parlare dei singoli, però è un giocatore incredibile. Io non parlo dei singoli, però Simone... Simone è un ragazzo del 77, però ha ancora un fisico incredibile e sono contento per lui. Simone è un ragazzo serio e merita tutto quello che ha fatto nella sua carriera e quello che dovrà ancora fare, perché dovrà dare ancora tanto. Direttore, forse troppo tardi, ma è cambiata la vetta della classifica, quindi adesso c'è una squadra che forse può puntare effettivamente al titolo piuttosto che un'altra. Le distanze rimangono invariate, ma la Roma che può puntare lì. Ogni domenica cambia, adesso ogni partita cambierà qualcosa, perciò domenica ci sono, tra sabato e domenica mi sembra, Lazio-Napoli, Milan-Inter, Roma-Juventus, perciò è un susseguirsi di situazioni da qui fino a gennaio. A proposito di gennaio, direttore, si parla già di mercato per le altre squadre? Ottima domanda, per le altre squadre. Al di là del mercato in entrata della Roma, del quale sicuramente non parlerai, si parla di giocatori della Roma che farebbero gola ad altre squadre. Non ci interessa, veramente. Adesso non ci interessa. Prima di tutto fanno gola, ma a noi non ci ha chiamato nessuno, mai. E poi ce li teniamo stretti. Grazie.